facendo una medicazione alla settimana del costo di 30 centesimi che impiega 30 secondi, dà degli ottimi risultati. È probabile, dopo ne parleremo un attimo a quattro occhi con la camera spenta. Amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video assieme al dottor Marliani. Ormai penso che il dottore non abbia bisogno di ulteriori presentazioni, abbiamo già fatto dei video insieme, se ve li siete persi trovate la playlist nel mio canale YouTube. Video che vi consiglio di guardare perché il dottor Marliani in ambito tricologico ha veramente un'esperienza enorme. I temi caldi che abbiamo affrontato in questo video sono il minoxidil orale, la dutasteride, come capire se una persona perderà i capelli, qual è la terapia per l'alopecia androgenetica più economica secondo il dottore. Spero questo video vi piaccia e vi sia utile. Prima di partire vi lascio tutti i contatti della Citri, dell'associazione Trico Italia e del gruppo Facebook del dottor Andrea Marliani, dove va ad approfondire ogni singolo argomento. Un grazie di cuore al dottore per averci dedicato il suo tempo. Ora mettetevi comodi e buon video. Androgenetica vuol dire che l'alopecia si ha per effetto degli androgeni, cioè degli ormoni maschili, su base genetica, cioè si diventa calvi in famiglie dove i maschi diventano calvi. Non bastano gli ormoni maschili per fare un'androgenetica, occorre anche la genetica, e quando manca la genetica o manca gli androgeni non si può parlare di alopecia androgenetica. Sembra banale tutto questo, ma tanto spesso si vede parlare di alopecia androgenetica in donne con pochissimi ormoni maschili, belle donne e donne sane che non hanno genetica, in cui in casa nessuno soffre di alopecia androgenetica. L'alopecia androgenetica è per definizione la calvizie maschile. Calvizie maschile, detta in passato anche calvizie seborroica o alopecia seborroica. Tutti termini ormai abbandonati, ormai si parla solo di alopecia androgenetica. Quindi anche un maschio, non avendo parenti calvi in famiglia, ed è l'unico a perdere i capelli, potrebbe essere molto più probabile che sia soggetto a un telogen effluvium? Sì, è probabile. Dopo ne parleremo un attimo a quattro occhi con la camera spenta. È molto difficile che si possa avere un'alopecia androgenetica se in casa non ci sono maschi, in particolare il padre e il nonno materno, che non hanno un'alopecia androgenetica. D'altra parte, l'alopecia androgenetica riconosce più di 270 alleli, cioè geni, conosciuti, e quindi in realtà saranno molti di più, in qualche modo in rapporto con la perdita di capelli. Questo anche per dire che tanti test genetici che esplorano un gene, o ne esplorano due e qualcuno tre, non hanno molto significato. Hanno solo un significato predittivo sull'alopecia androgenetica. Il modo più banale, più semplice, ma più penetrante per capire se un ragazzo di 18 anni diventerà calvo o no, è quello di chiedergli: tuo padre ha perso i capelli? Il padre di tua madre ha perso i capelli? Se la risposta è sì, sicuramente questo ragazzo è già un calvo genetico, anche se ha ancora i capelli. Possiamo intervenire in terapia sugli ormoni maschili, non possiamo intervenire in terapia modificando la genetica. Come possiamo intervenire? Fino a non molti anni fa c'era ben poco, solo il terreno fermava i capelli che andavano perduti. Negli anni 70 entrò in commercio per la prima volta in Italia una soluzione di progesterone allo 0,5%. Era già un ottimo prodotto. Il progesterone usato localmente in lozione inibisce l'attività della 5-alfa-idrossilasi, che è l'enzima che trasforma gli ormoni maschili in diidrotestosterone, l'ormone attivo sulla calvizie maschile, attivo in senso negativo, cioè che fa perdere i capelli, che si chiamava Progestol. Il nome lo posso fare perché non è più in commercio. È stato il primo antiandrogeno efficace per via topica entrato in terapia. Poi negli anni successivi si cercò di creare dei progestinici, cioè derivati del progesterone, che fossero attivi per via orale sull'utero della donna e sull'ovulazione. Il progesterone naturale preso per bocca non ha attività, passa praticamente indisturbato tutto l'intestino e viene espulso come tale, non è utilizzabile. E si cercò tanti derivati, il primo che nacque
credo fu il noretisterone con cui si fecero le prime pillole antifecondative. Noretisterone che però era molto simile al testosterone e quindi poteva anche avere degli effetti negativi sui capelli di donne predisposte alla calvizie. Di fatto si cominciò a vedere che molte donne si stempiavano senza che lo fosse la madre o che ci fossero calvizie in casa, in famiglia, che andavano a slatentizzare comunque delle basi genetiche. Poi nacquero tanti altri progestinici. Una tappa importante fu il dosperidone, che è un progestinico ad effetto antiandrogeno, e più importante di tutti il ciproferone, con cui sono state fatte pillole antifecondative decisamente antiandrogene. Le prime terapie per l'alopecia androgenetica femminile sono state queste. Il dermatologo si occupava allora pochissimo di tricologia, doveva occuparsi di cose più importanti, tumori della pelle, melanomi, ma tante malattie della pelle come la psoriasi comuni e importantissime, finché non nacquero i primi farmaci specifici attivi sul capello. La finasteride e il minoxidil hanno rilanciato la tricologia agli occhi del dermatologo. E la tricologia a quel punto è cresciuta, ma con tanta confusione. Sono diventati improvvisamente nuovi tricologi tante persone che prima di tricologia non se ne erano mai occupate. Quindi avevano in mano delle armi terapeutiche efficaci, ma gli mancava alle spalle quella cultura giusta per poterle usare. Oggi i mezzi per contrastare un'alopecia androgenetica maschile e anche femminile ci sono. Abbiamo il progesterone naturale, l'idrocortisone o i cortisonici non alogenati, di cui abbiamo già parlato precedentemente, abbiamo la finasteride, abbiamo il minoxidil, su cui ci sarebbe tanto da dire, abbiamo la dutasteride, che si sta affacciando ora alla terapia. La dutasteride è un inibitore della 5-alfa-riduttasi, più potente della finasteride. Perché è più potente? Perché ha un'emivita, emivita vuol dire tempo medio di azione, molto più lunga di quella della finasteride. La finasteride ha un'emivita di 7 ore, la dutasteride ha un'emivita di 5 settimane, il che permette delle terapie più semplici. Se dobbiamo dare una compressa di finasteride una volta al giorno, e qualche collega ha detto in passato anche due volte al giorno, la dutasteride con un'emivita assai più lunga può essere impiegata e utilizzata anche solo una volta alla settimana. E si sta ora cercando di utilizzare la dutasteride per via topica, usando localmente una capsula di dutasteride da 0,5 mg, bucata e strizzata, premuta, per dirlo non in fiorentino, sul cuoio capelluto, facendo una medicazione alla settimana del costo di 30 centesimi che impiega 30 secondi, dà degli ottimi risultati. Ottimi risultati non nel senso che crea capelli nuovi. Non si possono creare capelli nuovi, si può solo migliorare la qualità di quelli che ci sono. Ma quindi per applicare la dutasteride topica mi dice che si strizza la capsula per far uscire il liquido? Si strizza la capsula sul cuoio capelluto, okay, fra le orecchie. Uh-huh. Si aggiunge un idrocortisone butirrato in soluzione che serve a dargli massa, se no quelle tre gocce di olio che esce dalla capsula non bastano per medicare adeguatamente tutta la parte alta del cuoio capelluto. Si va a dormire, si lava la testa il giorno dopo. È una terapia non ideale sotto certi aspetti, perché si può fare di meglio, si può dare una finasteride una volta al giorno, aggiungere minoxidil, progesterone, eccetera, ma tutto diventa più costoso e più complicato. Un ragazzo di 20 anni non può pensare di utilizzare un minoxidil al 5% due volte al giorno per più di qualche mese, si stufa, la cute spesso si irrita, compare desquamazione, il costo diventa un costo importante. Occorre una terapia che, anche se non è la migliore possibile, possa essere portato avanti negli anni che servono per evitare, per scongiurare l'alopecia androgenetica. E quanti sono questi anni? A 20 anni sono 25 anni, cioè la terapia deve essere lunga. Una terapia ottima, che però non può essere portata avanti, è una terapia fallimentare. E questa secondo lei quindi è la miglior via per l'alopecia androgenetica? Dunque, non lo so se è la miglior via. Quella che lei preferisce? Possiamo dire è così. Una terapia che io uso spesso. Purtroppo in tricologia si può dire che il sistema X o il prodotto X funziona quando sono passati almeno 6-7 anni. Okay. Non si vede nulla nel giro di pochi mesi. Sicuramente è una terapia che ormai posso dire che è efficace e che costa 30 centesimi alla settimana.
quindi anche un ragazzo che non ha un lavoro che gli permetta di spendere tanti soldi se la può sempre permettere, non costa nulla. Una persona che sta iniziando a perdere i capelli, intanto come fa a capire quando è il momento di agire? Se il momento di agire teoricamente prima possibile, okay. In genere 16-18 anni. Quando noti i primi diradamenti? Quel nostro soggetto deve guardare lo stato dei capelli del padre e lo stato dei capelli del padre della madre, nonno materno. Il suo target finale, la sua situazione finale sarà quella fra il padre e il nonno materno. Se lui sovrappone idealmente le due teste, potrà capire quale sarà la sua situazione finale. Poi visita dermatologica. Visita dermatologica in primis, okay. Possibilmente di un dermatologo che di tricologia si occupa. Vorrei dire anche che esiste una alopecia pseudoandrogenetica, cioè il capello, la vita del capello, viene controllata da due ormoni prodotti all'interno del follicolo del capello. Uno è il disotestosterone, l'altro è l'estrone. L'estrone facilita la crescita del capello e attiva le cellule staminali ogni volta che un capello cade per farlo ricrescere. Il disotestosterone accorcia la vita del capello e lo fa cadere. Poi arriva l'estrone che con l'attivazione delle staminali fa crescere un nuovo capello. Ci sono, e sono abbastanza frequenti, alopecie da carenza locale di estrone, o che perlomeno consideriamo da carenza locale di estrone. Sono alopecie soprattutto femminili, non quindi dipendenti dall'azione degli ormoni maschili, che diradano tutto il cuoio capelluto, soprattutto rendendo il capello sottile. Si vede delle donne con capelli sottili come la seta, che sembrano calve. In realtà, se si va a vedere con un dermatoscopio, la densità dei capelli è normale, ma i capelli sono tanto fini da non fare massa. Queste situazioni le consideriamo come alopecie, o meglio ipotrichie, da carenza di estrone. E vediamo questi quadri in quelle donne che fanno uso di ormoni antiaromatasici, Armidex ad esempio, dopo magari un intervento alla mammella. Sono donne che vanno trattate in modo tale che non ci siano quasi più estrogeni nel sangue, e prendendo il farmaco, che si prende in genere per 5 anni, contro le recidive del carcinoma, vanno incontro a queste forme di alopecia che sono gravi e di solito poco reversibili anche dopo che la terapia è cessata. Sono forme di alopecia da deficit di aromatasi. L'aromatasi è quell'enzima che trasforma tutti gli steroidi in estrogeni. Chiaramente in queste donne la terapia è diversa. C'è un'altra nuova terapia, nuova anche vecchia, per l'alopecia androgenetica, che sta prendendo campo, è il minoxidil per bocca. Minoxidil per bocca che ha una sua funzione, io per ora non lo utilizzo. Aspetto di vedere se le rose fioriranno. Il minoxidil orale è stato abbandonato nella terapia per l'ipertensione perché dava problemi. Uno di ipertricosi, le donne che usano il minoxidil praticamente sempre vedono un eccesso di crescita di peli e di questo vanno avvertite. Può essere un problema relativo, un problema anche che dà poco fastidio, i peli si possono anche levare, e può esserci dei problemi anche a livello cardiaco che sono più importanti e vanno ben monitorati, e quando si presentano impongono l'interruzione della terapia. Che d'altra parte a piccoli dosaggi, come si fa oggi, minoxidil orale 1 mg al giorno, 0,5 mg al giorno, 0,25 mg al giorno, paiono ben tollerate senza effetti collaterali di rilievo.